Eccoci, livello finale, Kanto! Non mi ricordo niente di sto livello finale, Dio mio, quanti eoni che sono passati. Oh, rigiocare sti giochi comunque è una sorpresa alla fine. È un altro livello a scorrimento? Computer, localizza l'esperimento 626. Aggancio il bersaglio. È lì. 626. Adesso sei mio. Eh certo. Guarda come se la ride. E a scorrimento? Mi sa di sì. Sorpresa! Che cazzo ti sorprendi? A sto punto mi chiedo se ci siano. Devi saltare, Stitch, però. Va bene tutto, ma devi saltare. E certo! Neanche. La profondità, Dio mio! Neanche il tempo di spawnare, gioco. Che cacchio. Salta, Stitch, maledizione. No, comunque, mi sa che non ci sono. La profondità del gioco, Dio mio. Mi sento stupidissimo. Io ti giuro, non lo sto facendo apposta! È il gioco che è stronzo nei miei confronti! Ecco qua. Dammi una cura. Giusto perché sono un bravo bimbo. Non ci voglio credere, no. Non è possibile che io sono così, così scemo. E niente, qua mi sono proprio preso in faccia. Che cacchio. Si cadeva nella lava, era troppo bello. Boh, mi sei... Perché sto facendo così male l'ultimo livello? No, qua, allora, io ve la voglio spiegare. Non c'è, ti giuro, neanche volessi farlo apposta. Così male sto livello, io non ce la farei. Non so come mai. A parte che lì, a un certo istante, ha rallentato. No, questo. Dio mio. Allora, l'importante è aver preso un punto di salvataggio. Andiamo di qua. Ah, me la ricordo. La cosa. Perché rallenti? La cosa di benzina qui nel vulcano. Me la ricordo. Ovviamente scena animata che non vi posso far vedere. E basta, è finito così. Questo era lo scontro finale. Ho perso 5 vite per niente. È tutto qui. Ma almeno una scena in computer grafica dove hai vinto, Stitch. No. Ma no. La casa di Lilo. Oh, in cuor mio. In cuor mio sono fiero di me stesso. Sono veramente fiero. Allora, c'è un livello che, come ho detto, non abbiamo... Ecco, questo qui. Questo qui non l'abbiamo completato. Cioè, mancavano 5. Ma per il resto mi sembra che li abbiamo presi tutti, giusto? Sì, mi sa proprio di sì. Per 5 tazze di caffè non mi metto a farlo adesso, però... Cacchio, mi sento... completo con me stesso. Signori, è stato veramente...
Sorprendente, è stato sorprendente rigiocarlo. Mi sento totalmente stupido ad essere morto tutte quelle volte all'ultimo livello, ma per niente, perché poi è finito in quanto 5 minuti. Altra cosa che un po' mi dispiace è che ogni episodio durava poco, ma alla fine livelli così, cioè, li finisci veramente in 5 minuti, anche a volerlo fare 100% completo. Comunque non ci metti tanto, a differenza delle Follie dell'Imperatore, che molti oggetti erano nascostissimi, c'erano livelli molto lunghi, c'era veramente molto di più da fare nelle Follie dell'Imperatore. Diciamo che questo gioco è più un livello molto più basso, molto più per bambini, mentre quello per delle Follie è per bambini, ma per un livello un pelo più superiore. Signori, io devo ancora decidere, ad oggi, mentre sto registrando, devo ancora decidere cosa fare dopo di questo. Ma molto probabilmente al 90% sarà un altro titolo Disney e probabilmente lo scoprirete tra pochi giorni. Signori, grazie a tutti per avermi seguito, non so se avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo a una prossima serie. Ciao a tutti!